Esprime amarezza e delusione il direttore generale dell'ASL di Benevento, Gennaro Volpe, per il vile gesto intimidatorio nella sede centrale dell'azienda sanitaria in via Oderisio a Benevento, dove qualche balordo ha depositato una busta con intenzioni intimidatorie nei confronti del numero uno dell'ASL, contenente anche un proiettile. Sebbene profondamente turbato per l'inaspettato gesto, continuerò a lavorare nell'interesse dei cittadini e dell'intera comunità sannita, fiducioso del lavoro dell'autorità giudiziaria. Queste le parole a caldo del dirigente, che ha immediatamente allertato le forze dell'ordine attualmente impegnate nelle indagini sul caso. Il capo della Polizia Italiana, Lamberto Giannini, sarà a Benevento martedì 18 ottobre. Lo ha annunciato nel corso della trasmissione Palconer, la radio in TV in onda sui canali di comunicazione di TV7, il questore Edgardo Giobbi, intervistato da Alfredo Salzano. In quell'occasione sarà inaugurata una nuova sede nei pressi dell'Arco di Traiano. Si tratta della sezione provinciale dell'AMPS e della sala polifunzionale della Questura, destinata agli incontri con le associazioni del territorio. Successivamente sarà anche inaugurato nei pressi della Chiesa dell'Angelo un monumento dedicato ad un poliziotto deceduto durante il servizio. Ascoltiamo un passaggio della trasmissione proprio su questo argomento. Il 18, devo dire, noi siamo molto contenti perché viene in visita in città il capo della polizia, ma viene per un motivo particolare, perché noi inaugureremo una nuova sede via dell'Arco di Traiano, che dà direttamente su strada, quindi immediatamente fruibile anche da parte dei cittadini, dove verrà collocata la sezione provinciale della nostra associazione dei pensionati, l'AMPS, che poi in realtà è molto operativa perché partecipa a diversi eventi con funzioni di protezione civile. E lì, nello stesso posto, ci sarà la nuova sala polifunzionale della Questura, che sarà dedicata a quelle che saranno tutte le organizzazioni di incontri con le varie realtà sociali della città, su varie tematiche di sicurezza, tematiche di ordine pubblico, ma anche fare incontri con noi per parteciparci a determinate problematiche che possono essere in corso. Successivamente il capo della polizia, dopo che inaugurerà questa sede, si porterà alla fine di Viale Mellusi, di fronte alla Chiesa dell'Angelo, dove avverrà la scopertura di un monumento a ricordo di un nostro caduto della Polizia Stradale, tra l'altro, che è morto in servizio, e l'intitolazione di quello spazio sempre a questo nostro poliziotto, che si chiama Martone ed è una vittima del dovere. Quindi questo evento, che di fatto è un'ulteriore spinta a quell'osmosi che ci deve essere fra istituzione, Polizia di Stato e cittadinanza beneventana e della provincia di Benevento, sarà un momento molto importante, tant'è che verrà di persona il capo della polizia a effettuare tutte le cerimonie. L'assessore alle politiche sociali, Carmen Coppola, ricorda che la Regione, con delibera di giunta, ha sottoscritto con l'Ordine degli Psicologi della Campania un protocollo d'intesa dal titolo Sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza a favore dei soggetti socialmente svantaggiati. L'intervento è rivolto a fornire sostegno psicologico specifico ai minori afferenti alla fascia di età dai 3 ai 18 anni, svantaggiati o a rischio sociale, che manifestano disagi psichici e comportamentali per gli effetti della pandemia da Covid-19. Il servizio può essere attivato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, assegnato alla famiglia che riscontri l'opportunità del ricorso ad un supporto psicologico per il proprio assistito. Il presidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023-2024, disponendone la trasmissione della programmazione alla Regione per l'adozione definitiva. L'offerta prevede per l'Istituto di Istruzione Superiore Lombardi di Airola l'attivazione su indirizzo IPIA dell'opzione professionale tecnologico-spaziale sperimentale, per l'IPSAR Le Streghe di Benevento l'attivazione dell'indirizzo odontotecnico. È stato inoltre confermato lo status giuridico delle istituzioni scolastiche acquisito con i precedenti provvedimenti amministrativi.
Le autorizzazioni concernenti l'utilizzo temporaneo del suolo pubblico rilasciate ai titolari di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di consumo sul posto sono prorogate al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato. La proroga è subordinata al pagamento del canone unico, la cui esenzione è cessata in data 31 marzo 2022. I soggetti già in possesso di tale tipologia di autorizzazione con scadenza 30 settembre 2022 non sono quindi tenuti a presentare una nuova istanza. Vasta e diversificata l'operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Montesarchio su disposizione del comando provinciale di Benevento, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, a quello di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, nonché al controllo della circolazione stradale per prevenire incidenti stradali. Sono stati infatti controllati circa 60 autoveicoli e contestate 22 infrazioni per violazione al codice della strada. Il servizio ha interessato sia le vie cittadine che le aree rurali delle contrade disseminate nei comuni di Sant'Agata de' Goti, Montesarchio, Airola e Ceppaloni. Nello specifico è stato tratto in arresto un 38enne originario di Montesarchio, sorpreso a prelevare significative quantità di carburante da alcuni distributori della zona utilizzando schede carburante clonate. Inoltre sono stati deferiti all'autorità giudiziaria in stato di libertà per ricettazione un 54enne ed un 44enne di Sant'Agata de' Goti che hanno impiegato un autocarro rubato. Ed ancora un uomo di 23 anni residente a Bucciano è stato deferito perché era alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sul contrasto al commercio illecito di sostanze stupefacenti, 5 ragazzi, dei quali uno minorenne, residenti nella provincia di Benevento, sono stati segnalati all'autorità amministrativa quali assuntori di sostanze stupefacenti, mentre la droga è stata sequestrata. Tasso di positività e ricoveri ordinari in calo in Campania, in aumento invece l'occupazione delle terapie intensive e a due facce il volto del bollettino Covid. A fronte di 14.565 testi positivi sono stati 2.178 per un tasso del 14,9%. Nei report ordinari ci sono 254 persone a fronte delle 264 della giornata precedente, mentre nelle intensive l'occupazione passa da 6 a 9 posti, nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. Dal mese di ottobre, presso la cittadella della Carità Evangelii Gaudium di via San Pasquale a Benevento, è attivo lo sportello d'ascolto psicologico. Il servizio è interamente gratuito e promosso dalla Caritas diocesana e a cura di Selene Bonavita, psicologa candidata presso la Società Psicoanalitica Italiana, e di Melania Catillo, specializzata in ambito cognitivo e comportamentale. Per accedere al servizio occorre solo rivolgersi in prima istanza al centro di ascolto diocesano in via San Pasquale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ritorna anche quest'anno la campagna raccolta occhiali usati, promossa dal Lions Club International. Il club Lions Benevento Host del presidente Gianluca Tomacello e il club Lions Benevento Arcotraiano del presidente Maglio Marotti sostengono la raccolta degli occhiali usati, un'iniziativa che grazie al lavoro del Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati consentirà di ricondizionare gli occhiali usati per donarli alle popolazioni in via di sviluppo e alle famiglie più bisognose. Al via la 29esima edizione di Obiettivo T, presentata la nuova stagione teatrale della Solot presso la storica sede del Mulino Pacifico di Benevento, alla presenza dell'assessore alla cultura Antonella Tartaglia Pulcini, dei fautori del progetto Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, di Peppe Timbro, Giovanni Perfetto, Enrico Pacini, Vittorio Zollo e Luigi Furno, protagonisti di alcuni spettacoli nel cartellone. Una presentazione ricca di eventi e tantissimi progetti in programma per portare il teatro nel Sannio sempre ai massimi livelli di recitazione e di interpretazione attraverso una stagione mirata ad arricchire quest'arte così antica sul territorio. Eventi di scena per mirare a sceneggiature e scenografia sempre e comunque tesi a nuove e stimolanti sfide teatrali. Obiettivo T, 29esima edizione al Mulino Pacifico. Sono 16 eventi che si svolgeranno a partire dalla settimana prossima fino al mese d'aprile, e sarà tutta la prima parte della nostra attività annuale. E, teatro, musica, avremo la musica jazz, teatro per bambini, comicità, avremo una bella rassegna di comici con collaborazioni eccellenti ed artisti
uniti dalla volontà di emergere, perché sono tutti artisti giovani, per cui lo spirito che da sempre osserviamo nella redazione delle nostre stagioni teatrali viene osservato anche quest'anno, cioè dare il palcoscenico alle giovani espressività, a coloro i quali mostrano di essere promettenti e promettono di darci l'arte del futuro. La nostra rassegna è a pagamento, perché tutti gli artisti che partecipano alla nostra rassegna sono dei professionisti e il lavoro non si regala. Inoltre noi in questo momento ancora non sappiamo se avremo delle contribuzioni pubbliche, per cui è necessario avere, diciamo, un corrispettivo per l'ingresso ai nostri spettacoli. Sarebbe ideale averlo per tutti gli spettacoli, perché lo spettacolo, il teatro, la cultura in generale merita dignità e non va regalato, il lavoro non si regala. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. Grande novità, progettazione, fornitura e installazione del giardino verticale per un ufficio elegante ed innovativo. Licheni naturali al 100%, PM vi permette di creare in poco tempo pareti verdi perfette per godere di un angolo relax anche in ambiente lavorativo. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Nuova tappa del riuscitissimo tour di Sport 7 Live, che sarà ospite domenica pomeriggio del suggestivo set del Caffè delle Streghe a Palazzo Paolo V. La trasmissione, condotta dal giornalista Alfredo Salzano, in onda sui canali di TV7 e web streaming sulla pagina Facebook TV7 a partire dalle 15.30, si occuperà dell'ottava giornata d'andata del campionato di Serie B ed in particolare del match su Tirol-Benevento. Ospiti del format itinerante, opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio, per commentare il cammino dei giallorossi di mister Fabio Cannavaro. Spazio come sempre ai telespettatori e agli internauti, che potranno diventare protagonisti attivi del talk show di TV7 con messaggi, video, attraverso i canali di comunicazione attivati dalla redazione giornalistica di TV7. Appuntamento dunque dal set del Caffè delle Streghe a Palazzo Paolo V al Corso Garibaldi di Benevento a partire dalle ore 15.30. Sarà Meraviglia di Pistoia a dirigere la gara su Tirol Benevento, in programma domenica alle 16.15. Meraviglia sarà coadiuvato da Preti, Fontemurato, Kumara, Zufferli e Gualtieri. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM è poltrone e sedute direzionali ed operative per tutte le esigenze, con schienale regolabile per una corretta postura. Sedute attesa in tutte le colorazioni e materiali. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Nel vostro beauty non può mancare la nostra fantastica linea mare BRS, totalmente italiana, ed è composta da uno shampoo, una maschera e una protezione solare a base di proteine di soia. Oggi vi presentiamo la nuova ricostruzione acqua lamellare in soli 9 secondi. Vi aspettiamo in negozio per venirla a scoprire. Vi ricordo inoltre la nostra sezione dedicata all'estetica, dove troverete le nostre estetiste pronte a soddisfare ogni vostra esigenza. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.